Come ogni settembre torna in città la Fiera del Messolo e tornano anche due campagne portate avanti nel corso degli anni dalla Confesercenti, una per tutelare i cittadini dal borseggio, da questo fenomeno, e l'altra contro l'abusivismo. Sì, una campagna, anzi due campagne importanti, ormai apprezzate dai clienti, dagli operatori stessi. La prima è quella anti-borseggio. Le fiere del Mestolo e poi anche le ulteriori fiere tradizionali di settembre sono un appuntamento atteso non solo da clienti ma anche da malintenzionati. Quindi una serie di consigli contenuti all'interno di un volantino anche molto carino dal punto di vista grafico, a cui attenersi da parte della polizia per evitare che i malintenzionati, approfittando magari della distrazione, del fatto che la signora o con i figli o con il marito possono guardare all'interno sopra i banchi espositivi, che qualche malintenzionato colga l'occasione per rubare il portafoglio oppure per portare via direttamente la borsa. L'altra campagna invece, sempre molto importante d'attualità, è quella contro l'abusivismo. Abusivismo commerciale che si traduce in un danno per le imprese, perché si vedono di fatto una concorrenza sleale sempre più importante, sia su prodotti d'abbigliamento, di pelletterie, ottica e quant'altro, oltre che poi anche un problema di sicurezza per la salute degli acquirenti, che spesso non pensano ai rischi che possono correre comprando prodotti la cui provenienza e la qualità non è certificata, e quindi che magari possono essere utilizzati prodotti che hanno al suo interno prodotti tossici, comunque di qualità scarsa, e dal punto anche di vista dell'informazione alla clientela, che spesso ignora che l'acquisire prodotti da abusivi o comunque contraffatti soprattutto sono anche perseguibili dal punto di vista di sanzioni amministrative.